serata sotto il cielo di Roma, fresca candidata alle Olimpiadi del 2024 nell'inimitabile scenario antico. Roma di per sé, per la sua straordinaria e incomparabile bellezza, si presta straordinariamente a coniugare quello che è la cultura, quella che è la bellezza, quella che è l'arte insieme allo sport, e lo sport in fondo non è che cultura e bellezza e arte. La scherma è disciplina che ha forgiato grandi campioni azzurri, ha regalato una vera e propria pioggia di medaglie ai giochi olimpici, e la serata ne ha presentati molti, a cominciare dagli atleti dell'aeronautica ma anche ai campioni schermitori disabili che in un incontro dimostrativo su di una speciale carrozzina hanno battuto i campioni normodotati, come ha fatto Andrea Pellegrini, oro nella sciabola ad Atene 2004. Lo sport ti mette in condizioni di essere uguale agli altri, non ci sono barriere. Qui lo vediamo, i normodotati tirano con le persone disabili e non ci sono problemi. No? Per fare scherma bisogna essere molto tenaci, bisogna avere tanta costanza nel lavoro e soprattutto come impegnarsi perché è uno sport di grande fatica, ma di grande fatica soprattutto mentale. Ospiti speciali in una serata speciale, Alessio Boni e la sua compagnia teatrale di Duellanti e Carla Fracci, premiata con il Memorial Renzo Musumeci Greco. Signora Fracci, in fondo la scherma è un po' una danza, o no? Sì, c'è un bel movimento, una bella eleganza. È bella questa manifestazione, e soprattutto perché con Renzo io ho lavorato molto, l'ho invitato diverse volte in teatro a fare tutti i duelli, le cose. Cosa l'affascina di questo duello con le spade? La dignità, con la promessa che la classe e la concentrazione, piace molto, perché non puoi deconcentrarti un attimo. Se tu sei appena appena storto interiormente, se sei appena appena fuori tono perché per i fatti tuoi eccetera, arrivi in sala e sbagli tutto, è incredibile.